anche se la nostra cara e vecchia televisione si può dire che abbia perso in gran parte il suo potere di fascinazione, ahimè, lo schermo no, è ovunque, è onnipresente. Si trova in ogni tasca, in ogni casa, in ogni via. E la cosa è assai preoccupante perché fa pensare a una vera e propria epidemia. Signori e buona gente, venite ad ascoltare un caso sorprendente, andremo a raccontare. È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. Con qualsiasi tempo, ad ogni trasmissione, egli stava in poltrona a guardare la televisione. Incurante dei figli e della vecchia mamma, dalle 16 a mezzanotte non perdeva un programma. Riviste e telegiornali, canzoni oppure balli, romanzi oppure commedie, telefilm e intervalli. Tutto ammirava, tutto per lui faceva brodo, nella telepoltrona piantato come un chiodo. Ma un dì per incantesimo o malattia, che ne dite? Non può darsi che avesse la televisionite. Durante un intervallo con la fontana di Palermo, decollò dalla poltrona e cadde nel teleschermo. Ora è là in mezzo alla vasca che sta per affogare, parenti, amici in lacrime lo vorrebbero aiutare. Chi lo tira per la cravatta, chi lo prende per il naso, non c'è verso di risolvere il drammatico telecaso. Andrà in Eurovisione, diventerà pastore di quei greggi di pecore che sfilano per ore, e riceverà i malati e da quella scatoletta come farà dopo la visita a scrivere la ricetta? Ma tra poco purtroppo la trasmissione finisce, e se il video si spegne il misero dove finisce? Fortuna che suo figliolo, studioso di magnetismo, per ripescarlo escogita un abile meccanismo. Compra un altro televisore e glielo mette davanti, il dottore ci si specchia e dopo pochi istanti, per forza d'attrazione schizza fuori da quello vecchio e già sta per tuffarsi nel secondo apparecchio. Ma nel momento preciso che galleggia nell'aria, più veloce di un gabbiano o nave interplanetaria, il video elettrotecnico, svelto di mano e di mente, spegne i due televisori contemporaneamente. Cade tutto per terra e un bernoccolo si fa. Meglio 100 bernoccoli che perdere la libertà.